Buonasera e benvenuti a questa nuova serata alla Casa della Poesia di Milano online. Una serata direi originale perché pochi conoscono Alberto Tarchiani. La scelta di dedicare questa serata a Alberto Tarchiani è nata sì dalla scoperta da parte mia di questo autore, assolutamente direi sconosciuto ai più. Poi in realtà qualcuno lo conosce. A proposito, ricordo l'aneddoto, ecco, un mio carissimo amico ai tempi dell'università, quando per indicare l'importanza di un autore, di un poeta, mi indicava così, mi faceva dei segni con delle dita, uno, due, tre dita, e si riferiva alle dita che l'Enciclopedia della Letteratura Garzanti dedicava a quell'autore. Ora, se cerchiamo Tarchiani, Tarchiani non lo troviamo affatto. Tra Tarchetti e Tardieu non c'è nulla. È dedicata per dire una riga a Tanzi, Carlo Antonio, che non, di molti di voi non conosceranno, poeta italiano dell'Accademia dei Trasformati, per dirvi questa Garzantina dedica a Sbarbaro, l'autore della nostra ultima serata, ben 4 più 2, 6, 6 dita. E a Corazzine ne dedica tre, quindi è trascurato dalla Garzantina. Abbiamo cercato delle informazioni, beh, non è stata forse una ricerca così approfondita, però qualcosa si è trovato sulla Treccani e qualcosa sul dizionario biografico degli italiani. Cioè, ci interessano delle informazioni di tipo letterario, perché la Wikipedia, insomma, quella che consultiamo tutti, ci dice chi era Alberto Tarchiani e ci parla però della sua carriera, che è quella più nota come un giornalista, nato nel 1885, quindi un anno più giovane di Corazzini, morto nel 1964, carriera di giornalista, di intransigente antifascista, tant'è che questo lo portò a essere esiliato in Francia, trasferirsi negli Stati Uniti, dove fu segretario generale della Mazzini Society negli Stati Uniti, poi carriera politica e diplomatica, fu ministro dei trasporti pubblici nel governo Badoglio del 1944. Ecco, il dizionario biografico degli italiani ci dice qualcosa di in più, ma sono veramente poche righe, le leggo così come sono, perché questo è quello che abbiamo. Interessato alla letteratura e alla scrittura, frequentò il cenacolo letterario del Caffè Sartoris a Roma e fece parte del gruppo dei poeti giovinetti raccolti intorno a Sergio Corazzini. Insieme a questo poeta romano, già gravemente ammalato, sarebbe morto nel 1907, nel 1906 Tarchiani scrisse la raccolta di versi Piccolo libro inutile, in cui dominano la vena decadente e il malinconico distacco proprio del crepuscolarismo. Ecco, in effetti è così che noi l'abbiamo conosciuto. Sui libri di scuola, in realtà, Piccolo libro inutile viene attribuito solamente a Corazzini. Ed è quello che abbiamo letto alcune settimane fa integralmente. Ma se si va a scoprire, questa è una bella edizione che ho con tra l'altro la copia anastatica. Pensate che quando è uscito nel 1906, questo è quello che hanno scritto, non hanno indicato il prezzo i due autori, che erano appunto Sergio Corazzini e Alberto Tarchiani, quindi un libro a due mani. Hanno scritto: i due poveri autori non hanno osato dichiarare il prezzo di questo libro inutile perché, immaginandolo tale, pensarono che nessuno avrebbe voluto mai comprarlo. Quindi, con una chiave ironica, sottolineata pure appunto nell'epigrafe, cioè nella quarta di copertina. Ebbene, l'abbiamo scoperto così. Penso che nessuno abbia mai dedicato una serata ad Alberto Tarchiani, ma ci piace farlo, anche forse proprio perché è un poeta, sì, decisamente tra i più sconosciuti. Senz'altro c'è una ragione, nel senso che non è innovativo, non è importante anche formalmente, anche perché Corazzini a lui ha organizzato un po' un cenacolo di questi poeti fanciulli, quindi ha un'importanza storica diversa. Tuttavia è una fotografia di un periodo in cui la poesia, siamo i primi anni del Novecento, stava scegliendo delle strade da prendere. Sono 10 le liriche di Tarchiani dentro questo piccolo libro inutile, che verranno lette dalle 5 studentesse che alcune settimane fa
appunto hanno voluto, andato, rinnovato la loro disponibilità, hanno letto le poesie di Corazzini, quindi sono Maddalena, Elisabetta, Alice, Giulia e Benedetta. Allora vi dico qualche notazione sul libro, perché in effetti difficilmente riuscirete a recuperarlo, vedremo magari di aiutarvi con un PDF forse, e quindi non potrete seguirlo se non nella lettura, non avete un testo sotto. Dal punto di vista formale, questo piccolo libro inutile di Tarchiani, prevale il sonetto, a volte nelle corone di tre sonetti. Prevale l'endecasillabo, un paio di testi che hanno richiamano un po' il ritmo dell'Arcadia, sono delle ballate in settenari. Il tono narrativo è quello della favola, è il dialogo di un bambino con la mamma. È interessante il fatto che le 10 poesie vengono introdotte a mo' di prefazione da una favoletta che leggerò io, che dà la chiave di lettura e che spiega come quell'imbarazzo. Beh, abbiamo, quanti ne aveva? Aveva 21 anni, Tarchiani, quando ha pubblicato questo libro, con cui lui affida questo verso, insomma, se ne separa come di qualcosa che lui sa di prezioso, una collana di perle. Non ci sono, dicevo, soluzioni formali e innovative. Piuttosto classiche, i toni sì, sono decadenti, sentimentali, fanciulleschi, è quel fanciullo, diciamo quel falluciullo che piange, no? Di Corazzini, legate a una dimensione, il tono quasi di preghiera, quasi diciamo religiosa, che si tratti della denuncia del conformismo borghese, tipo quella di Cozzano, beh, non ci è dato sapere perché non è esplicitata la chiave ironica, prevale la dimensione del gioco, tuttavia possiamo anche per pensare che non vadano presi alla lettera, così come non va presa alla lettera questa quarta di copertina. Quindi tutta va letto in tono appunto traslato, metaforico. I testi, dicevo, sono 10. Maddalena introduce, inizia leggendo il primo testo, che è a Suora Paola, è un sonetto di endecasillabi, introduce questo tono appunto religioso, di preghiera, analogo a quel tono francescano a cui avevo accennato quando avevo introdotto le pagine di Corazzini. Amen sarà appunto la chiusa della poesia di desolazione di un povero poeta sentimentale di Sergio Corazzini, e Amen è, non a caso, la poesia finale con cui chiude raccolta Tarchiani. Il tono di questo sonetto, un tono semimistico che unisce dolore e desiderio, si chiude con uno spasimo di stelle. La seconda poesia, Lettera Giulia, Dalle torri nel silenzio, una ballatina di settenari, sono 9 strofe di 3 versi, dove i primi due sono rimati, sono in rima baciata, e il terzo verso rima invece con il terzo delle due stanze successive, quindi sono 9, quindi abbiamo appunto questi versi e queste rime che tornano ogni 3 versi. Con interessante in questo terzo verso il cambio di ritmo, con una cesura in mezza, consolò le mie ciglia, grido di meraviglia del cielo senza ciglia. La dimensione è una dimensione del sogno, ci sono dei vezzeggiativi, nuvolette, rondinotti, espressioni come l'anima smarrita non ritorna, e si chiude con rive di incanti. Terza poesia è Mattutino. Mattutino, letta da Elisabetta, dedicata a una misteriosa signora ETF, è una catena di 3 sonetti di endecasillabi. L'andamento narrativo, si rivolge, diciamo, a questo alberello, presumibilmente questa signora, che qui prevalgono toni appunto un po' crepuscolari, no? Vezzeggiativi, diminutivi. Si chiude con una richiesta di grazia. Io chiesi all'alba questa grazia, ed una divina voce or mi risponde: figlio, cantando sin futuri la tua vita. Beh, insomma, si era augurato, si era auspicato una gloria forse poetica, che non c'è stata, però in realtà siamo qua a cantarlo, e quindi
E quindi in qualche modo ecco, abbiamo esaudito questo desiderio. La canzone, la poesia successiva, che è la quarta, Polla d'acqua dolce, la legge benedetta, è una ballata con ben sei invocazioni alla polla nel mare, polla nel mare, polla nel mare, 6 volte. Che cosa rappresenta? È una sorgente d'acqua dolce dentro un mare di acqua salata. Quindi c'è la dimensione comunque della speranza, dell'auspicio, di cercare qualcosa che salvi il naufrago, che addolcisca l'infinita amarezza, tiepida come sangue, ma poi l'ascolterete. La quinta, che legge Alice, ha un titolo significativo, è dedicata a Giovanni Pascoli, il titolo è Il fanciullo cieco. Il fanciullo cieco è una corona di 3 sonetti, di endecasillabi, l'atmosfera è quella della favola, favola prefatoria, o mi è venuto in mente anche da Libro Cuore, è il dialogo tra un bambino un po' straziante, ma appunto io vi invito a ascoltarli in chiave ironica, no? Non letterale, un bimbo preso dai timori dell'orco, della morte, e la sua mamma, bimbo, questo fanciullo cieco, che è probabilmente quel fanciullino, no? Di cui parla Pascoli, che tanto è stato travisato, soprattutto quei primi decenni del Novecento, come se fosse una cosa da bambini, invece era qualcosa di ben più profondo. La sesta, sono 10, Notturno, è un sonetto di endecasillabi, lo rilegge Maddalena, si alternano le voci, ci sono immagini decadenti come timida mano e sangue, che si chiude con una metafora classica che apre la speranza, quella del folle del navigare, no? Che si gonfi il cielo per mio folle desio di navigare. Quindi vediamo che tutt'altro che straziante, piena di energia, il desiderio di questo giovane, no? Allora giovane, giovanissimo poeta. Alle cose perdute, la numero 7, la legge Giulia, è un sonetto di endecasillabi, di nuovo è il sogno, che è la dimensione, un sogno delle vigilie senza sole, con una successione di interrogative che chiedono rassicurazione, no? Come di un bambino che ha timore della morte, forse quel fanciullo di cui dicevamo prima. Ritorneranno le cose dolci, danzeranno gli angeli, ritorneranno i miei poveri morti. Ecco, la ottava, quindi c'è questa successione di domande, le domande continuano ad essere incalzanti, proseguono nell'ottavo testo, che è sull'argine di una gora morta, ASC, non precisati, che è un altro sonetto, dicevo, è la forma prevalente, una serie di domande martellanti. Pensate che i primi 8 versi hanno ben 7 domande, è sempre il tono del solito bambino curioso, però un bambino appunto che sta scoprendo la vita, e che chiede, curioso, la madre, e vuole essere rassicurato, no? Dei suoi timori. Infatti si chiude poi con un'esclamativa, ed ecco che alle foci di un perenne desiderio, che è la nona poesia, che legge Benedetta, un altro sonetto dove invece ha una serie di risposte. Sono 8 gli esclamativi, quindi le risposte su 14 versi, l'ultima, esclamazione rivolta all'anima, no? Sono queste appunto le risposte rassicuranti, le domande di prima. Anima mia, carezza il tuo dolore, ritorneranno il dì che sogna d'una le sorelle paranze del tuo mare. E quindi l'ultima è Amen, che legge Alice, è un sonetto di endecasillabi, è un sonetto rivolto alla sua anima, la rassicura. Dice: sì, andremo a salvamento, stenderemo sull'erba le nostre pene. Tremeranno di brividi le porte, andrai piano gemendo, anima sola. Beh, quindi diciamo un po' una chiusa, un po' romantico, decadente, insomma, in cui il ragazzo che era fa un po' una posa, no? Una posa del fanciullo, del fanciullino. Bene, sono contento quindi di avervi introdotto questo autore, di cui appunto se vi interessa il libro, io l'ho trovato in questa bellissima edizione, che è una copia. È una serie, l'editore, aspettate, è la Fondazione Giorgio Eli Devoto,
Giorgio e Lilli Devoto, edizione del San Marco di Giustiniani, che ripropone una serie di piccoli classici che sono introvabili. Però ecco, stasera li potremo ascoltare completamente, tutto quanto. Bene, lettura video, audio integrale, quindi audio, libro, video, libro integrale di Alberto Tarchiani, piccolo libro inutile, ovvero seconda puntata di quello che abbiamo fatto con Sergio Corazzini. Buon ascolto. Le liriche di Alberto Tarchiani iniziano con una favola che offre una chiave di lettura al libro, quella appunto della favola, e una metafora di questo suo abbandono del libro. Un giorno d'estate, per una pineta odorosa, tra fasci di sole e di vento, passò, quasi visione di sogno, in mezzo ad una corte di gentiluomini, di dame, di servi, misteriosa, una splendidissima regina bionda. Quelli che la incontrarono caddero in ginocchio come dinanzi a un'apparizione divina. Un vecchio, cercatore di erbe aromatiche, narrò di averla un'altra volta veduta. Era, allora, in compagnia di un sol cavalier come lei, giovine e biondo. Camminavano veloci, imbruniva con gran bufera di vento e luccicar di baleni. E sapeva il vecchio che per quella notte la nobile dama aveva trovato rifugio in una povera casa e che all'alba, partendo segretamente, aveva lasciato tanto oro da coprirne l'altar maggiore della cappelletta abbandonata. E diceva il vecchio: questa volta è passata come una nuvola bianca, non ha lasciato doni, non ha sorriso a nessuno. Certo, non la vedremo più per quest'erba. È di lontano, si prova a guardarla, uno struggimento nel cuore. Tornerà alla sua patria, scorderà questo giorno, questa pineta, l'urlo del mare, il sapore della resina e il nostro saluto. Ma un giovine disse invece: no, ella rammenterà questo giorno e questa povera pineta prigioniera di un orlo di terra e l'odore della terra e del sale, questi spicchi di cielo e noi che ci inginocchiammo. Ha lasciato un lembo della sua vita per pegno, verrà a ricercarlo prima di morire. La dama bionda non aveva abbandonato la pineta odorosa senza doni. Aveva lasciato cadere tra l'erba, segretamente, la sua più bella collana di perle chiare, pensando: chi la troverà, benedirà la mia vita. Ma giacque la collanetta, come serpentello lucente, per lungo tempo, tra l'indifferenza degli steli e dei fili d'erba secca. Due fanciulline la trovarono un giorno e ne fecero gran festa di giuochi e di risa. Per lunghi anni sereni la conservarono e mai seppero che fosse tesoro, neppur quando fu strappata dalle loro tenere mani. Ma piansero senza riposo quel giorno e per molti altri ebbero a gittar pietre nere nella cisterna dell'anima. Come le due fanciulline dei loro giochi segreti, il mio povero cuore si rallegrò delle sue piccole rime. Oggi gliele portano via, lontano, non si sa dove. Molto piange la perdita dei suoi familiari balocchi e si attrista il mio povero cuore. Dovrà fabbricarsene altri per i suoi quotidiani trastulli, ma quanto saranno più amari di lacrime. A suora Paola delle Francescane. Ieri suonaron le campane a morto, quando, sorella, vi coperse il velo, le vetrate più pallide del cielo lacrimarono, e i mandorli dell'orto versaron mille fiori allo sconforto delle viole piegate sullo stelo. Un angelo, perduto in alto, anelo pianse nel riso di Gesù risorto.
E voi, più bianca delle pie sorelle, fuggiste alla celluzza solatia tremando, il cuore supplicava aiuto. Tardi, nel sonno del convento muto, scendeste in chiesa a riveder Maria. Sull'altare, che spasimo di stelle! Dalle torri del silenzio. Sogno di un dì lontano, chi con la chiara mano consolò le mie ciglia. Su dal fuggesco piano l'eco d'un canto vano, grido di meraviglia. Nuvolette fiorite velano l'occhio mite del cielo senza ciglia. L'orto di luce odora, è apparita l'aurora sulla groppa del monte. Ogni casa si infiora, ogni cuor si innamora, si rischiara ogni fonte. Ma l'anima smarrita non ritorna, è svanita laggiù, per l'orizzonte. Sogno di un dì d'amore, a fiumane sul cuore trasvolarono i canti. Baci senza rumore, trecce di molle odore, voci piane, tremanti. Ma nero vento amaro spense l'ultimo faro sulle rive di incanti. Mattutino alla signora ETF. Alberello sul fianco del giardino, chiaro gemmante, in esilvita sali. Solitario, nel turbine dell'alide rondinotti, lampi di Turchino. Ondeggi, Alba sorride, in un divino soffio di canti e fremi di carnali brividi, calando al cielo uguali, sole e rugiada, in velo oltremarino. E li sento pur io, sulle mie ciglia, i tre capelli, e sulla mano, stretta alla ringhiera, molle d'altana. Tremi? Che romba? Nulla, una campana, piccola voce. Lodi? Ora s'affretta, alla preghiera anime consiglia. Ma primavera occhieggia, intra le fronde, dolce alberello, e presto fiorirai, traboccheranno gli intimi rosai, per i cancelli sulle teste bionde. Risa di bimbi, pigoli di gronde, spole nell'aria, trilli d'arcolai, frescura all'alba e a sera ti godrai, languor di vene, suon d'acque profonde. E notti passeranno senza brame su te fiorito, e stelle senza velo, e verrà il fuoco ad assetare il fonte. E l'autunno, tristezza delle rame, colmerà del suo sangue terra e cielo, l'inverno bianco scenderà dal monte. Non tremar, che sul mondo il male e il bene passan veloci, brividi di morte, e gelo e vampa, cupa alterna sorte. Sospinge contra noi lente carene. Invano gemme d'oro e ventolene pregherai nelle mute veglie assorte se propizia stagion le sue porte serri che l'altraliando viene. Supplicar solo puoi la dea fortuna che a primavera in tempo di fiorita ti recida soave come un giglio. Io chiesi all'alba questa grazia. Ed una divina voce or mi risponde: Figlio, cantando s'infuturi la tua vita. Polla d'acqua dolce. Polla nel mare, limpidissima gioia di infinita amarezza. Polla nel mare, tepida come sangue, sangue di morti in terra. Polla nel mare, dolce alle labbra chiuse, come materno latte. Polla nel mare, dolce ai consunti occhi come sogno gentile. Polla nel mare, quanti naufraghi ciechi hai dissetato al fondo? Polla nel mare, quanti folli paranze hai rifugiato in seno? Il fanciullo cieco a Giovanni Pascoli. Il bimbo pianse, ma senz'ira, lento.
Chiamò la madre 2 o 3 volte, piano. La donna accorse, con la fresca mano sollevò i ricci. Volò un sogno spento. Lo baciò forte. Il bimbo cieco, lento, la cercò, l'accarezzò pian piano. «Mamma», disse, «lo sai che ero lontano, ma aveva portato via l'orco col vento». «Tornerà, mamma, tornerà, lo sento, scenderà dalla cappa del camino a mezzanotte, tornerà col vento». «Forse non ci verrà sul mio lettino, se io gli dirò che piange la mia mamma e che son buono e tanto piccolino». Lo ribaciò la donna, più soave. Il bimbo disse, «È fatto giorno, vero? Sento il sole sul letto e sì leggero. Il buio, mamma, mi par tanto grave». «E non la vedi, sulla bella nave, quella maga dall'occhio azzurro e nero che reca chiavi d'oro al prigioniero e ai bimbi buoni l'angelo dell'ave? Chiamala, mamma, dille che ci prenda tutti e due sulla nave e ci conduca da chi mi strappi questa cupa benda. Ma non piangere, no, forse domani io ti vedrò. Non piangere, mammina, che piove sangue sopra le mie mani». E si levò. Nella stanzetta l'oro fluiva dalle finestrelle a mare. Lontano, tra le antenne, era un volare di rondini. Vicino era un sonoro batter d'ali di colombe. E un coro di giovani saliva su dal mare. E il fanciullo, ora, intento ad ascoltare, dimenticava il fosco suo martoro. La donna, muta, là in un canto, ardeva di lacrime. Il fanciullo, ebro nel sole, sognava ancor la maga tutta bionda che avanzava, leggera, d'onda in onda. Quella madre moriva in fondo al cuore e quel bimbo senza occhi sorrideva. Notturno. Brulichio d'astri, tepido gorgoglio, filtro di fuochi tremulo sul mare, voce che chiama, ombra che scompare, passi sul greto e passi sul trifoglio. Timida mano esangue senza orgoglio muove la cuna dell'infante. Rare alla spiaggia, parche, in terra, bare, un grave libro nel silenzio sfoglio. Dormon tranquille, sode l'oscillare dell'universo, d'onda in onda, e viene dalle navi lontane ed oltremare folto uno stormo di messaggi. Pare, vela del mondo, che si gonfi il cielo per il mio folle desio di navigare. Alle cose perdute. Sogno delle vigilie senza sole. Ritorneranno all'anima deserta, come rondini ogni anno per amore, le cose dolci del varcato mare? E veglieranno ancora sull'altare, nella piccola chiesa del mio cuore, le lamparette accese, per offerta d'un fratello, tra nuvole di viole? E danzeranno gli angeli carole, con ghirlande di gigli e trombe d'oro, nell'abside dei miei sogni veloci? Dal solitario monte delle croci, ritorneranno ancor, se più m'accoro, i miei poveri morti senza sole? Sull'argine di una gora morta. Dove vanno le rondini che vanno? E le stelle, lassù, quasi appassite? E le piccole foglie, inaridite? E le rime, ch'io, docili lavoro? E le anime, che sognan sogni d'oro? E i cuori insonni, soli, soli, soli? E l'acque, che dissentan tanti broli? E i fioretti, che presto moriranno? Tutto mi fugge, e io pur m'allontano da te, dalla mia madre, dal mio nido, e non so dove lo sperar mi avvia. Talor mi volgo se il silenzio chiama, e mi soffermo incerto nel cammino, siccome un cieco senza compagnia. Alle foci di un perenne desiderio. Mare, che giorno sulla molle riva, appena tocca nell'alterno riso. Mare, che cuore, tenerezza viva, d'ignota vena, calice riciso,
sogno di nave folle alla deriva. Fatale nome sulla poppa inciso. Splendore della vela che s'avviva sull'onda che la prota ha già diviso. Abbandono per vie che l'ora imbruna. Ultimo canto, ultimo fulgore. L'azzurro tra le lacrime dispare. Anima mia, carezza il tuo dolore. Ritorneranno, il dì che i sogni aduna, le sorelle paranze del tuo mare. Amen. Anima, andremo, sì, per vie serene e lontano, tra i monti a salvamento, alle cerule soglie d'un convento, stenderemo sull'erba nostre pene. Cori sommessi udremo, e cantilene pie di compagni e favole di vento, beveremo nei calici d'argento, faremo un nido delle nostre vene. Ma passeranno l'albe per la valle, e le notti stellate come fiumi. A piedi scalzi un dì verrà la morte. Tremeranno di brividi le porte. Crudeli mani accecheranno i lumi. Andrai piano gemendo, anima sola. Allora, la luce sta calando, vedo che anche la lampada sta proiettando un'ombra più nitida rispetto all'inizio di questa registrazione. Abbiamo ascoltato e ringrazio tantissimo le studentesse che sono in parte di Milano e Benedetta di Vicenza, quindi insomma del Lombardo-Veneto che è stato così martoriato da questo coronavirus. Adesso siamo in fase 2, per cui c'è stato un allentamento del lockdown, ci auguriamo che tutto vada per il meglio. Ringrazio tantissimo loro, che sono Maddalena, vado in ordine sparso, Alice, Elisabetta, Giulia e Benedetta, e vi auguro una buona serata e, come vi ho ricordato la volta scorsa, se vi è piaciuto questo video, cosa che mi auguro, mettete il like sul video e iscrivetevi al canale cliccandoci una campanellina, mi diceva mia figlia, che è la mia consulente per i social media, per essere avvisati delle prossime pubblicazioni. A presto allora, buona serata.